sono tre componenti del saper colpire bene e in modo efficiente che non se le fila nessuno. Quando si pensa a colpire, si pensa giustamente a tutta una serie di caratteristiche biomeccaniche che la persona deve riuscire a sviluppare per fare in modo di trasferire la propria forza in un momento di impatto più breve possibile sul bersaglio. Chiaramente è importante che il colpo sia preciso, ma ci sono tre caratteristiche che vengono spesso trascurate, in particolare nei sistemi che vogliono avere poi una controparte nella difesa personale. Il primo e molto importante è la distanza. Il nostro bersaglio si muove mentre attacca, si muove mentre attacchiamo e si muove mentre colpiamo, perché i nostri colpi hanno un effetto esposto nel bersaglio. Il secondo elemento è la direzione, perché non è detto che il nostro avversario sia frontale a noi, ma anzi potrebbe capitare che l'aggressione venga di fianco o addirittura da dietro. Per cui i nostri colpi dobbiamo saperli portare in tutte le direzioni. Il terzo elemento, che è quello più trascurato in assoluto, riguarda la posizione. Spesso quando ci alleniamo immaginiamo che il combattimento avvenga in piedi. Non è affatto detto. Il combattimento può avvenire in piedi, può avvenire schiacciati a una parete, può avvenire da seduti, può avvenire in spazi molto stretti, può avvenire a terra. Quindi se alleni i tuoi colpi solo a una certa distanza, solo in una posizione e solo in una direzione, spera che il tuo aggressore sia così cortese da mettersi esattamente dove lo vuoi per poter essere colpito. Questo andava bene.